Allora, Zoe, com'è andata la maratona? È andata. È andata. Diciamo che poteva andare meglio. Molto, non lo so perché dipende dal risultato. Qua, temi un po' di... no, difficili. Difficili no, forse ci voleva un po' più di tempo per svilupparli meglio. Benissimo, sì sì. Bene, bene. Noi ci siamo divertiti fondamentalmente. Come, che fotografie hai scelto? Che luoghi? Ho pensato a... la passione degli italiani, cioè che cos'è, che cosa può essere la passione per gli italiani. Ho scelto foto curiose, era un altro, e per le passioni, infatti due e due. La passione e l'altro le cose strane. Ah, le potevi scegliere. Invece quello del patchwork umano, di fare il gruppo di amici, non l'ho fatto perché ho provato magari a vedere se riuscivo con qualche turista, ma era difficile mettere insieme. Dovevamo fare una foto con molte persone. Più il tema sulle strange, le stravaganze di Firenze. Quindi che luoghi avete, diciamo, percorsi, visitato? San Crediano e Santo Spirito. E come ti sono risultate le foto? Sei contento del lavoro? Di una sì, del resto insomma. Si vedrà. Si vedrà. E in che posto ti sei spostato? Ma nel centro, Santa Croce, Lungarno e San Lorenzo. Ho trovato un gruppo di alpini che suonavano la tromba e quindi mi è sembrato molto carino perché passione può essere anche suonare uno strumento, avere un hobby, con la passione per lo sport, la passione per la musica. E cosa ne pensate della tua iniziativa in generale? Come vi pare organizzata? Vi consigli? È la prima volta, io vedo. Bene. Bene. Una bella iniziativa, sì. Divertente. Esatto. I temi, a quanto ho sentito uno prima gente, erano difficili. Però, a parte questo, mi piace il fatto che le persone debbano pensare a cosa possono fotografare. Se te mi dai un tema difficile, io ci devo pensare molto bene su cosa fotografare. Non è un devo fotografare un boccione o una bicicletta. Insomma. Bellino, perché l'anno scorso ero organizzato. Te sei un fotografo professionista? No, sono appassionato. Ok, cosa vuol dire per te fare fotografie? È una grande passione, sperando che nel futuro diventi un lavoro, però è difficile. Ok, te sei un fotografo professionista, sì, lo fai per... purtroppo sì. Come purtroppo? Sì, perché si muore di fame, siamo tempi duri. Cosa dici ai futuri fotografi che vogliono diventare tali? Ma di non mollare, dai. Uno ci prova e non molla. Cosa significa per voi fare fotografie, fotografare? Comunque esprimere anche il proprio punto di vista. Per me è, cioè, per me fotografare è libertà, cioè, mi sento proprio libera mentre lo faccio, quindi mi piace questo.